fatto ieri sera. Chissà se il segretario regionale Andrea Manciulli userà la bacchetta magica che servì per riportare la pace tra Baccelli e Tambellini, o meglio se per lui lo farà Stefano Bruzzesi, il responsabile degli enti locali del PD toscano, che martedì prossimo si troverà a dover riportare la pace tra Giorgio Del Ghingaro ed il circolo del PD di Capannori, anche perché l'affare Capannori sta diventando, da una piccola ripicca verso il sindaco Del Ghingaro, un vero e proprio caso di Stato, col segretario territoriale Patrizio Andreuccetti che stamani ha provato a mettere in chiaro la posizione del Partito Democratico, che a suo modo di vedere deve essere aperto a qualsiasi confronto e discussione. Ecco che per Andreuccetti, per cercare di gettare acqua sul fuoco, bisognerà ripartire a discutere da zero, accantonando l'ascia di guerra da entrambe le parti. Inaccettabile infatti che il circolo di Capannori possa fare a meno di 4 componenti della segreteria di partito, del sindaco, di 4 assessori e 8 consiglieri comunali. Detto questo, pronta la cura, che si chiama vertice regionale del PD, che nel primo pomeriggio di martedì proverà a ricomporre la frattura, una situazione che lo stesso segretario territoriale definisce incancrenita, anche per lo scarso dialogo che seguì la frattura originale sulla localizzazione dell'impianto di compostaggio, quando in 4, Gian Grandi compreso, si opposero alla decisione del sindaco Del Ghingaro. Da lì l'opposizione del presidente del circolo di dare la tessera del partito al primo cittadino capannorese, nonostante ne avesse pieno diritto. Da lì l'inasprizi del confronto, che ad oggi non c'è e difficilmente ci potrà essere, vista la natura politica, ma a questo punto personale. Insomma, se la questione Baccelli-Tambellini poteva essere pericolosa 10 per il PD, questa pare ad oggi valere 8, e già il fatto che martedì si preveda un tavolo a 3, Andreuccetti, Del Ghingaro, Bruzzesi, per dirimere le divergenze, sembra anticipare scossoni nelle gerarchie del circolo di Capannori per ricomporre la frattura e accontentare il gruppo dei dimissionari.